Saluti a tutti, sono Alessandro Ceccaroni, presidente di Agro Investments SGR. Ci ritroviamo per un commento sui mercati finanziari dopo 2 settimane di pausa. Oggi è il 15 maggio. I mercati, dai minimi di metà marzo hanno inanellato una serie di rialzi molto consistenti, in parte giustamente dovuti all'eccessivo pessimismo che regnava in quel momento, in parte effettivamente a qualche dato economico, che nel frattempo è uscito, diciamo, di relativa stabilizzazione, della recessione, anche se c'è da dire che proprio oggi invece sono usciti dati nell'Eurozona altamente negativi, il PIL tedesco negativo di oltre il 6%, il PIL italiano negativo di oltre il 5%, insomma non sono certamente dati incoraggianti, ma perlomeno è finita quello stillicidio di dati in continuo peggioramento che ha caratterizzato tutto il primo trimestre. I mercati chiaramente sono saliti parecchio, anche sulla scorta di dichiarazioni provenienti soprattutto dagli Stati Uniti, dove il cosiddetto stress test, cioè l'analisi dei portafogli delle banche condotto dalle autorità americane, sembrerebbe aver dato buoni risultati. Quindi l'oste ha detto che il vino è buono, possiamo bere tranquillamente, continuiamo la festa. Ed è quello che esattamente è avvenuto. I mercati hanno rimbalzato tra il 30 e il 40% dai minimi. Ora siamo leggermente sotto i massimi, ma a nostro avviso regna un eccessivo ottimismo sui mercati, così come abbiamo detto anche la scorsa volta. Direi quindi estrema cautela sui mercati di rischio, in particolare i mercati azionari. Ci aspettiamo un consistente storno dei mercati azionari. I dati economici continueranno a essere molto negativi. La disoccupazione che cresce un po' dappertutto, è vero che è un indicatore, il cosiddetto lagging indicator, quindi arriva un po' in ritardo, però è anche vero che la continua distruzione di posti di lavoro non può non avere un impatto molto importante sulla domanda di consumi e di investimenti. Quindi, ci ho detto, estrema cautela, rimaniamo investiti sulle obbligazioni corporate, quindi obbligazioni societarie, che hanno sempre rendimenti interessanti, anche se lì c'è stato un restringimento degli spread, quindi una diminuzione del rischio percepito. Anche lì probabilmente siamo andati molto velocemente e ci aspettiamo una pausa.